fra quanto la pubblicano? Non lo so, se lo sapessi probabilmente avrei più probabilità di vincere la Sisal, come diceva. Ma secondo lei la nuova legge interesserà anche i blogger e gli utenti di internet? Anche qui vorrei dire, chi lo sa, anche perché, come maliziosamente dicevo prima, secondo me per la metà dei parlamentari italiani il blog probabilmente, non lo so, è una trasmissione che facevano su Rai 3 a tarda notte. Ecco, non, però ecco, sicuramente c'è chi vuole mettere un pochino la mordacchia in giro, questo qui sicuramente c'è un desiderio in questo senso e quindi spingerà perché vengano fatte. Il problema è che il bilanciamento delle varie correnti, dei vari interessi, perché ripeto, qui ci sono in realtà interessi a vari livelli e ho indicato quali sono questi vari soggetti. Da un lato l'azione giudiziaria, la persecuzione dei reati più gravi, in cui lo strumento dell'intercettazione di telefonia è sicuramente uno strumento importante, anche se è uno strumento molto pericoloso per chi indaga, perché al momento in cui le intercettazioni sono fatte male o non danno un esito chiaro, al momento in cui io punto soltanto sulle intercettazioni rimango con un niente di fatto in mano, quindi è uno strumento fra gli altri strumenti. Senta avvocato, fino ad oggi per concedere la possibilità di fare intercettazioni, leggo testualmente, bastavano gravi indizi di reato, con la nuova legge invece si parla di evidenti indizi di colpevolezza. Cosa cambia? Cambia il discorso del momento in cui io vado a valutare l'esistenza dei requisiti, cioè mentre da una parte io devo vedere se c'è la alta probabilità che sia stato commesso un reato, quindi un elemento oggettivo, con la colpevolezza introduco anche un elemento soggettivo, cioè vado a vedere se c'è un'ipotesi di responsabilità di qualcuno nel concreto, quindi sono diverse le valutazioni che si dovrebbero fare. Parlo sempre col condizionale perché, ripeto, qui basta cambiare una parola in quella frasettina che mi cambia il senso e quindi quello che il giudice deve andare a valutare al momento in cui mi autorizza le intercettazioni. E quindi basta anche lì una diversa perimetrazione delle ipotesi da svolgere, che automaticamente certi reati, per esempio il discorso dei reati urbanistici o ambientali, entrano e escono. Fermo restando che, e questo qui lo dico per chi non fa l'avvocato, che a un certo punto oggi per poter avere, io pubblico ministero, per poter avere accesso alle intercettazioni, quindi essere autorizzato, basta che contesti o ipotizzi la presenza di un reato molto grave, anche se poi a dibattimento andrò a vedere che quel reato non è ipotizzabile. Faccio un esempio, uno dei reati classici che si usa come cavallo di Troia è il reato di associazione a delinquere. Il reato di associazione a delinquere è un reato molto grave e come prova è un reato anche complesso da provare, però se io trovo che ci sono più di tre persone che potrebbero aver commesso insieme un reato, potrebbero essere coinvolte in un reato, posso anche costruire un'ipotesi di non più di concorso di persone in reato, ma di associazione a delinquere, e così giustificare la mia richiesta di intercettazione telefonica. Ora le faccio una domanda che sicuramente interessa anche i nostri relatori, che si parla di blogger. Ecco, se per esempio un blogger pubblica un articolo di cui è stata chiesta la rettifica, che cosa rischia? Ma vorrei essere anche qui, è difficile dare delle risposte bianco o nero. Allora, le faccio una domanda: prima della rettifica o dopo la rettifica? Pubblica l'articolo? Sì. Pubblica l'articolo del quale è stata richiesta la rettifica, prima della rettifica o dopo la rettifica? Dopo la rettifica. Dopo la rettifica, ma io per esempio potrei giustificare la pubblicazione dicendo, quindi a fini giornalistici di documentazione e informazione,
guardate la notizia come fatto storico che è uscita in questo articolo, è stata poi rettificata in quest'altra maniera. Nessuno mi potrebbe dire nulla, perché io enuncio due fatti storici, eventualmente posso imbastire anche su questo un commento e fare per esempio una discussione, potrei fare un articolo scientifico giuridico, no? Dire, viene pubblicata la notizia che, non lo so, Carlo Sestini fa le rapine in banca. Carlo Sestini chiede la ratifica e dice non è vero. Allora, in un corso di diritto penale potrei dire questo costituiva elemento sufficiente per ottenere la ratifica. Vede che abbiamo delle possibilità. Il discorso è che ovviamente il mantenimento, un problema può essere un altro in rete, cioè il mantenimento della vecchia notizia, perché è ormai diffusa anche a livello di link. Cioè, che genere di responsabilità ha? Beh, secondo me potrebbe ravvisarsi sicuramente una responsabilità di tipo civilistico, a secondo dei tipi. Cioè, la rettifica fatta sull'articolo comporta, per esempio, l'obbligo di rettifica anche di tutti i link successivi? Questo qui è una domanda bella aperta con delle possibilità diverse. Ma ripeto, qui poi bisogna vedere perché la notizia viene mantenuta, a scopi documentativi, scientifici, oppure potrebbe invece essere non ottemperanza all'obbligo di rettifica stesso, fatto in maniera corretta. Cioè se io pubblico la notizia in 5 punti e la rettifico soltanto in 3, certo a quel punto potrei non aver ottemperato l'obbligo di rettifica e quindi beccarmi le responsabilità del caso. Le faccio l'ultima, poi così chiudiamo. Ecco, secondo lei, avvocato, che conosce naturalmente il diritto e le norme, dove oggi bisogna intervenire giuridicamente per, se lo ritiene opportuno, regolare il web, regolare in questo caso anche il sistema, per esempio, dei blog, di tutto quello che viene pubblicato su internet? Allora, premesso che io sono dell'idea che intervenire sulla rete è un problema non a livello nazionale ma a livello internazionale e che quindi certe normative per essere efficaci hanno un senso soltanto se vengono fuori da convenzioni internazionali, cioè devono avere l'adesione di più stati, ormai non ha più senso secondo me lavorare soltanto a livello nazionale. Io sono abbastanza prudente sul discorso delle legificazioni, cioè io ritengo che ci siano già gli strumenti e i canoni stabiliti nelle nostre leggi fondamentali, quindi io non interverrei, non a caso parlavo di prenderci 2 anni per un divieto di legificazione, lo vorrei estendere in maniera generale visto il livello al quale siamo giunti. Ma credo che ci siano già le norme. Il problema è che si dovrebbe fare un adeguamento delle norme già esistenti, tenendo conto degli strumenti, quindi magari certe cautele poterle estendere tenendo conto degli strumenti telematici. Faccio un esempio in un settore parallelo molto, molto chiaro. Ormai noi sappiamo che è stato introdotto da tempo nel nostro ordinamento il reato di stalking e vi è un'ipotesi di, diciamo, stalking informatico, cioè tramite strumenti informatici. In realtà però quando si è andati a fare la norma ci si è dimenticato di come funzionano questi strumenti, per cui ho potuto verificare, visto che c'è uno strumento, diciamo, di perimetrazione dello stalker, per cui io posso consentire con una serie di provvedimenti amministrativi e giudiziari allo stalker di non arrivare in zona tale da rendermi difficile la vita, modificare le mie abitudini, eccetera, fisicamente. In realtà il legislatore non si è nemmeno posto il problema se potevo fare la stessa cosa in via telematica. Cioè se io ho uno stalker che mi aggredisce sulle email, su Facebook, eccetera, eccetera, in realtà non è che non ho strumenti telematici, non ho strumenti giuridici
perché il legislatore si è dimenticato del fatto che poteva magari, se oggetto di stalking in via telematica, potevo aver bisogno di una tutela oltre alla sanzione penale anche in via telematica. Stesso discorso. Il problema è che delle volte il nostro legislatore non pensa e quindi non si rende conto di come funziona. Cioè, se io vado a progettare una macchina, la prima cosa è la galleria del vento. Ecco, dovrebbe esistere una sorta di galleria del vento anche per i nostri legislatori, i quali teoricamente dovrebbero averla, si chiama ufficio legislativo del Ministero, però evidentemente non funziona. Bene, grazie anche per questo simpatico esempio automobilistico. Adesso salutiamo insieme, che abbiamo moderato insieme questo dibattito interessantissimo per quanto riguarda appunto i blog, dei blogger e tutto quello che concerne normative che afferiscono a questo mondo. Insomma, penso di avervi dato insieme a Lorenzo una bella, e soprattutto insieme agli ospiti, una bella infarinatura di quello che sta succedendo, un mondo che è in continua e velocissima evoluzione, perché già si sta parlando di una cosa che è vecchia, su internet l'attuale è già vecchio, quindi grazie ancora e al prossimo appuntamento 2012, ottava edizione con il Ministero.